violenza nel reparto di psichiatria del NOA. Un paziente ha picchiato un'infermiera e una guardia giurata. Aule non idonee per i laboratori, lavori inadeguati. Gli studenti del Salvetti manifestano. Minor consumo energetico. Il Consorzio Toscana Nord ha risparmiato 80.000 euro. Massa, ultimato regolamento comunale per la tutela degli animali. Censimento nazionale dei luoghi del cuore, al quarto posto la via Vandelli. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento consueto con l'informazione curata da Antenna 3. In apertura un nuovo episodio di violenza nel reparto di psichiatria del NOA di Massa. Un paziente ha preso a schiaffi e pugni prima un'infermiera e poi una guardia giurata. Il sindacato UIL denuncia la situazione, ma ci racconta com'è andata Alice Spadoni. Schiaffi e pugni prima all'infermiere e poi alla guardia giurata. Un altro episodio di violenza all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale NOA di Massa avvenuto nei giorni scorsi. A denunciare la situazione il sindacato UIL FPL Massa Carrara e UIL CTUS Area Territoriale di Massa Carrara. I fatti si sono svolti il 7 febbraio, quando la guardia giurata in servizio al NOA di Massa è stata contattata dal reparto di psichiatria, dal momento che un paziente ricoverato aveva assunto un atteggiamento minaccioso e c'era il concreto rischio che usasse violenza fisica. E così è stato. La guardia giurata, che si trovava al pronto soccorso, è corsa in reparto e appena arrivato all'ingresso ha visto il paziente sferrare un forte schiaffo all'infermiera, seguito da un tentativo di calcio. Fortunatamente la donna è riuscita a rifugiarsi dietro la guardia giurata. A quel punto la stessa guardia, ponendosi di fronte al paziente per fare da scudo all'infermiera, si è trovata a stretto contatto con lo stesso ed è stato oggetto di calci e pugni. La guardia è riuscita a immobilizzare il paziente e con l'aiuto di un infermiere, non senza fatica, a spostarlo nella sua camera, dove poi è stato contenuto come da protocollo. Un episodio, come ha spiegato il sindacato, che evidenzia tutte le criticità per la sicurezza all'interno del NOA e in particolare psichiatria, dove il personale sanitario è costantemente esposto a rischio di aggressione. Una sola guardia all'interno di una struttura grande come il NOA, si legge nella nota del sindacato, potrebbe non garantire un intervento tempestivo, dall'altra potrebbe vedere la stessa impegnata in un altro intervento. La svolta però potrebbe arrivare a breve, come evidenzia Salvatore della UIL FPL. Infatti sarà riattivato il posto di polizia e con la chiusura del checkpoint all'ingresso il numero di guardie giurate in servizio sarà portato a 2. La UIL FPL infine chiede all'azienda sanitaria di intervenire per introdurre l'indennità di funzione per i dipendenti di psichiatria e pronto soccorso. Trasporto pubblico locale. I presidenti delle province toscane hanno scritto alla regione per avere un confronto e cercare soluzioni sulle rilevanti problematiche in vista dell'avvio del cosiddetto tempo T2, ovvero la messa a gara dei lotti deboli. La lettera è stata indirizzata al presidente della Toscana Eugenio Giani e all'assessore regionale Stefano Baccelli. Dall'eventuale finanziamento dei chilometri aggiuntivi e i criteri di redistribuzione degli stessi, a cui va ad aggiungersi la richiesta del riconoscimento dell'adeguamento per l'inflazione, passando all'istanza di un orientamento comune da darsi sul personale e sui beni strumentali presenti nei lotti deboli da esternalizzare. Questi sono solo alcuni degli elementi che per i presidenti, in mancanza di necessari chiarimenti, non rendono possibile avere contezza della situazione futura e quindi della progettazione, con il rischio sempre più completo di disattendere il corretto avvio delle procedure nei tempi indicati. Aule non idonee per i laboratori, lavori inadeguati e comunicazione tra enti inefficace. Questi i motivi della manifestazione di questa mattina in Piazza Aranci di studenti, genitori e professori dell'Istituto Salvetti di Massa. Sentiamo. Aule non idonee per i laboratori odontotecnici, lavori inadeguati, comunicazione tra enti pubblici inefficace. È quanto denunciato da studenti, genitori e professori dell'Istituto Salvetti di Massa questa mattina durante una manifestazione in Piazza Aranci, durante la quale hanno incontrato il presidente della provincia Gianni Lorenzetti e il sindaco di Massa Francesco Persiani.
Ho incontrato una delegazione dei ragazzi del Salvetti, un incontro veramente molto proficuo, come ogni volta che incontro i ragazzi, sono molto maturi e davvero un bel momento. Li ho incontrati poi anche qui in piazza, abbiamo incontrato anche il sindaco, abbiamo ristabilito quantomeno la verità e quantomeno dove stanno le responsabilità, non certamente per volontà o dolo, ma insomma c'è stata una serie di problematiche nella consegna dell'immobile che è ancora di proprietà del comune di Massa. Il sindaco si è preso degli impegni e noi ovviamente abbiamo i nostri che sono conseguenti alla consegna dell'immobile alla provincia, per cui tutti comunque siamo impegnati, l'amministrazione comunale e il sottoscritto siamo impegnati per dare ai ragazzi le giuste risposte e consegnare gli immobili e i laboratori che servono per iniziare l'anno scolastico, soprattutto 2023-2024. Noi abbiamo sempre avuto problemi di struttura, soprattutto nella nostra scuola, dal punto di vista sia delle classi che della palestra, che comunque la palestra è stata risolta. È tanto tempo che cerchiamo di risolvere questa cosa e oggi ci siamo presentati appunto qui, abbiamo avuto un confronto con il presidente Lorenzetti dove ci ha esposto giustamente le ragioni, i fatti, e speriamo di risolvere al più presto oggi in giornata con anche il sindaco di Massa. E oggi ci siamo trovati col presidente per cercare delle possibili soluzioni e capire come ritornare a scuola nella maniera più facile possibile. La nostra richiesta è quella di avere un foglio con su delle date anche prolungate che ci diano la possibilità di avere la sicurezza dei laboratori e delle aule il prossimo anno. Quindi cercheremo di avere un incontro con entrambe le istituzioni, quindi con la provincia e con il comune, in modo da ricevere questo foglio scritto e firmato. Abbiamo segnato i bimbi a questa scuola qua, un istituto professionale come odontotecnico, e ad oggi loro non hanno ancora il laboratorio odontotecnici. Siccome l'odontotecnico è solo una questione manuale, quindi abbiamo bisogno di lavorare, di vedere come si fa una lavorazione, i nostri figlioli sono praticamente disagiati perché non hanno questi laboratori adibiti e sono a scuola senza, come se facessero altre cose rispetto all'odontotecnico. Da 2 anni gli studenti del corso odontotecnico non possono fare attività di laboratorio, pratica fondamentale per indirizzo tecnico che hanno scelto. Nel 2019 furono assegnati, se non ricordo male, 330.000 euro per la sistemazione del lato Alfieri, che è la parte di cui si sta parlando adesso, per la sistemazione del Salvetti. Poi c'è stato l'inserimento che è quello che sta adesso creando qualche problema, l'inserimento dell'odontotecnico. Ho scoperto questa mattina, leggendo l'articolo sul giornale, che le aule destinate al corso odontotecnico non sono state fatte. Come spiegato, i lavori pubblici del comune hanno eseguito lavori per l'adeguamento di 4 nuove aule studio, ma non per 4 aule laboratorio. Così all'ex Alfieri adesso funziona regolarmente la parte destinata al liceo musicale Felice Palma e nell'altro stabile solo il primo piano su 3. Ci prendiamo la responsabilità per come sono stati fatti i lavori ad oggi, ha commentato Nadia Marnica, assessora a politiche educative e scolastiche. Stiamo aspettando ulteriori certificazioni, ma la scuola è sicura. Marnica ha proposto alla scuola un piano B, una convenzione con laboratori privati che possono essere funzionali ai ragazzi e all'indirizzo scelto. Un piano B però che convince poco studenti e genitori. Dopo l'aggiornamento del piano della telefonia mobile, recentemente approvato in Consiglio Comunale a Massa, l'assessore all'ambiente Paolo Balloni ha comunicato che partiranno il 24 febbraio le attività di verifica e controllo circa il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e le attività di monitoraggio sugli impianti di telefonia mobile presenti nel territorio, promosse dall'amministrazione comunale come attività integranti il piano stesso.
Salgono da 2 a 4 le centraline di rilevazione mobili che saranno utilizzate e in più sarà fatta una vera e propria campagna di monitoraggio sugli impatti elettromagnetici esistenti. Le rilevazioni si concentreranno sugli impianti più recenti e su quelli oggetto di riconfigurazione in tessuti urbani, come ad esempio le nuove antenne Iliad a Romagnano e nel cimitero di Mirteto e le riconfigurazioni di quelli in via Don Luigi Sturzo. Questa mattina l'Assemblea dei Soci di Nausicaa di Carrara ha ratificato la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione del Collegio dei Revisori. Il CDA sarà composto da Lucia Bordigoni, Pietro Parodi e Antonio Valenti, che è stato scelto come presidente. Faranno parte invece del Collegio dei Revisori Manuela Conti, Pascal Arrighi e Giuseppe Innocenti. L'Assemblea ha formalizzato dunque il passaggio di consegne tra la nuova governance e quella uscente. Da parte nostra, ha commentato il presidente Valenti, siamo già operativi e siamo pronti a dare fin da subito il nostro contributo. Cosimo Maria Ferri, consigliere di minoranza di Carrara, si è espresso in merito proprio alla vicenda di Nausicaa. Come ha spiegato il consigliere, una società in house del comune di Carrara, che ha un bilancio di 27 milioni di euro, che gestisce i servizi più importanti per i cittadini e la città, è rimasta con un consiglio dimissionario per mesi. Questa attesa, ha commentato Ferri, dimostra interesse del sindaco Serena Arrighi per la società e la città. Dopo le mie ripetute richieste e aver preannunciato una diffida formale, continua Ferri, che avrei depositato entro domenica, Arrighi ha ceduto e ha finalmente nominato i vertici. Per Ferri, Arrighi ha distribuito incarichi nella governance del consiglio di amministrazione, senza parlare di progetti, idee, organizzazione di servizi, investimenti in personale e in mezzi. Per quanto riguarda i nomi indicati dal sindaco, ha concluso il consigliere, alcuni ho visto che hanno ricoperto ruoli sempre in società del comune e chiederò di valutarne l'operato. Il rapporto di amicizia profonda e di relazioni consolidate, ossia quelle tra Toscana e Francia, che il presidente della regione Eugenio Giani ha ribadito accogliendo a Palazzo Strozzi Sacrati l'ambasciatore francese Christian Massé in visita con il nuovo console generale a Firenze Guillaume Rousson, e Toscana e Francia quindi sono unite da radici storiche comuni e da un legame mai interrotto. Adesso saranno ancora più vicine, nell'ottica della forte e feconda collaborazione esistente e della complementarietà economica. Durante l'incontro è emersa infatti la proposta di organizzare ogni anno un forum economico Toscana-Francia, che possa dare ampio spazio alle questioni economiche e commerciali esistenti tra le due realtà, nuovi stimoli e nuovi orizzonti nell'ottica della sinergia. La prima edizione dell'evento potrebbe già essere organizzata a ottobre a Firenze. Il Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord aderisce all'iniziativa Millumino di Meno, giornata nazionale di risparmio energetico. Il Consorzio per questa ricorrenza ha voluto mostrare i risultati raggiunti grazie a un minor consumo. Ce ne parla Alice Spadoni. Anche quest'anno il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord aderisce a Millumino di Meno, l'iniziativa promossa da Rai Radio 2 che dallo scorso anno è stata riconosciuta dal Parlamento italiano come giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il consorzio, che opera su un vasto territorio del nord della Toscana, ha voluto ricordare in questa ricorrenza ufficiale i risultati raggiunti con un'amministrazione attenta e sostenibile, che produce risparmi di gestione e benefici diretti per l'ambiente. Gli impianti fotovoltaici installati sui tetti degli immobili di proprietà, sedi operative e impianti idrovori dislocati sul territorio hanno prodotto lo scorso anno 190.453 kWh, pari a 67.631 euro tra risparmi diretti per energia autoprodotta non acquistata e guadagni dalla vendita al gestore per la quota direttamente immessa nella rete e quella che accede al consumo diretto. Sempre parlando di energia ed efficientamento energetico, l'ente ha investito nella nuova tecnologia delle lampade a LED, sostituendo tutti i punti elettrici delle due sedi, dell'officina e di 11 impianti idrovori. L'utilizzo di luce a LED, molto più economica delle vecchie tecnologie a incandescenza o a neon, ha prodotto minore consumo per un risparmio sulle bollette di energia di 13.962 euro.
Come ha spiegato il presidente Ismaele Ridolfi, sono stati risparmiati più di 80.000 euro in un anno, con una riduzione di emissioni di gas climateranti pari a 133,98 tonnellate. Regolamento comunale per la tutela degli animali, presentato a Massa alla Giunta Persiani dall'assessore Ronchieri per favorire la corretta convivenza degli animali con l'uomo. Sentiamo. L'amministrazione massese ha preso visione della proposta di regolamento comunale per la tutela degli animali, presentata dall'assessore con delega alla tutela degli animali Giovan Battista Ronchieri. Data la crescente attenzione verso gli animali di affezione, l'amministrazione comunale ha ritenuto non più derogabile l'adozione di tale atto, necessario per una città sensibile e attenta alle necessità di tutti i suoi abitanti. Il regolamento, appunto, favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze e promuove anche i principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi, ed esso sarà applicabile a tutte le specie animali presenti sul territorio comunale. L'intento principale è quello di ordinare e disciplinare in un unico atto tutte quelle ordinanze che a seconda della tematica erano state approvate nel corso degli ultimi anni. Il regolamento si compone di 32 articoli, tra i quali quello che disciplina le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali e quello sulla regolamentazione delle colonie feline. A nome di tutta l'amministrazione Persiani, ha commentato Ronchieri, siamo soddisfatti nel vedere il regolamento finalmente approdare al vaglio della Commissione Ambiente presieduta dal presidente Acerbo per poi andare in Consiglio Comunale. È un atto che ci chiedeva la città, ha concluso, data l'anima sensibile di tanti cittadini massesi che possiedono un animale in casa e che lo considerano come parte della famiglia. Va alla Toscana il premio nella categoria Best Green Destination Italia. È il riconoscimento conferito in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, che è in corso a Milano fino a domani, dal gruppo italiano Stampa Turistica nell'ambito del premio GIS Green Travel Award 2022 per le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile. Come ha spiegato l'assessore all'economia e al turismo Leonardo Marras, la regione è impegnata già da tempo a valorizzare la destinazione di Toscana con un'offerta sempre più sostenibile. Gli atlanti dei cammini e del bike ne sono due esempi, ma anche il percorso avviato in autunno per creare una carta dei valori del turismo sostenibile con impegni concreti, realizzabili e condivisibili. Il lavoro e lo sviluppo economico sono al centro dell'incontro pubblico organizzato dal Polo Progressista e di Sinistra formato dal Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Massa Città in Comune, che si svolgerà a Palazzo Ducale di Massa sabato 18 febbraio alle 10.30. Insieme al deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Stefano Patuanelli, ministro nei governi Conte 2 e Draghi, e la deputata Alessandra Todde, viceministro e sottosegretaria nei governi Conte 2 e Draghi, partendo da temi nazionali come la filiera dell'acciaio strettamente legata alla crisi Sanac, verranno affrontate le problematiche locali legate alla perdita progressiva dell'industria manifatturiera locale determinata dalle crisi aziendali Eaton, Rational e Sanac. Saranno presenti gli operai Sanac e le sigle sindacali che interverranno nel dibattito in qualità di attori protagonisti per rimettere il lavoro al centro del dibattito politico massese, favorendo la ricostruzione di una nuova visione di sviluppo del nostro territorio. Sabato 18 alle ore 17 nello spazio popolare di via San Giuseppe Vecchio a Massa si terrà il 6° congresso del partito dei CARC. Il partito ha invitato a partecipare lavoratori, studenti, organismi politici, sindacati, operai popolari che operano sul territorio. Censimento nazionale dei luoghi del cuore promosso da FAI e Intesa San Paolo. Tra i luoghi più votati a livello nazionale, al quarto posto, c'è Via Vandelli tra Emilia-Romagna e Toscana, una delle prime strade carrozzabili di cui ancora si conservano tratti integri nell'Appennino tosco-emiliano. Oggi il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa San Paolo, hanno presentato i risultati dell'11ª edizione del Censimento Nazionale dei Luoghi del Cuore, chiusa lo scorso 15 dicembre.
Il censimento si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, come nella missione del FAI. Al quarto posto troviamo via Vandelli tra Emilia Romagna e Toscana, una delle prime strade carrozzabili realizzate in Europa nel XVIII secolo, di cui ancora si conservano tratti integri nell'Appennino tosco-emiliano. Votata da 26.261 persone perché venga valorizzata come cammino. La via si trova al primo posto dei luoghi più votati in Toscana. Via Vandelli è appunto la leggendaria strada illuminista del Ducato Estense, progettata attraverso l'Appennino tosco-emiliano e le Alpi Apuane tra Emilia Romagna e Toscana. Fu voluta dal Duca Francesco III d'Este per collegare i centri del potere estense e in particolare la sua capitale, Modena, al Mar Tirreno, per lo sviluppo del commercio della pianura padana al porto di Massa. I 162 chilometri dell'ardita infrastruttura carrozzabile furono realizzati a partire dal 1739 dall'abate, cartografo e matematico Domenico Vandelli, inventore delle isospie, le curve di livello che ancora oggi vengono utilizzate dai cartografi. Lungo il percorso, che culmina nel passo della Tambura a 1620 metri e che copre un dislivello complessivo di quasi 5400 metri, si conservano tratti lastricati originari e sono ancora individuabili le tracce degli edifici voluti dal Vandelli, con la funzione di osterie, stazioni di posta e rifugi per i viaggiatori. Il tratto più spettacolare, nonché l'apice dal punto di vista tecnico e ingegneristico, è la discesa Campaniletti-Massa, che con 6 km di muri a secco realizzati dal Vandelli per sostenere la carrozzabile, scende dalla Puane al mare. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo, quindi non cambiate canale. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo carta e cartoni all'isola ecologica, mettiamo solo il rifiuto sfuso. Non gettiamo con la carta anche il sacchetto di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica, oppure utilizziamo un sacchetto di carta. Riduciamo il più possibile il volume del cartone, evitando di ostruire la torretta. Una buona abitudine è quella di ridurre gli imballaggi di cartone in piccoli pezzetti. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Su!
Italnolo! Tutto il bello del fare. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Il carnevale torna a fare rotta sul comune di Pontremoli. Le vie della città del libro saranno inondate da coriandoli, stelle filanti, musiche, balli e giochi di magia. Sabato 18 febbraio sarà una giornata di festa, divertimento e spensieratezza per grandi e piccini. Si comincerà alle ore 15 in Piazza Italia, dove è stato fissato l'inizio della sfilata con i carri allegorici preparati per l'occasione. Mascherine e gruppi sfileranno tra le vie del centro fino alle 16.30, quando si ritroveranno tutti in Piazza della Repubblica per assistere insieme a un fantastico spettacolo di magia con l'illusionista Magico Matteo, in arrivo direttamente dai soliti ignoti di Rai 1 e Guess My Age di TV8. Dopo il grande successo della prima data, con oltre 500 partecipanti, si svolgerà domenica pomeriggio la seconda delle due giornate del Carnevale di Barbarasco nel comune di Tresana. I carri partiranno alle 14 presso la palestra comunale di Barbarasco. Sfileranno poi nel percorso cittadino in via Europa, via Roma, con sosta in piazza San Quirico. Il traffico veicolare sarà interdetto nell'area tra via Don Minzoni e via Casa Nuova, così come sarà vietato l'utilizzo di bevande in vetro. A 116 anni dalla morte, avvenuta il 16 febbraio del 1907 a Bologna, la comunità di Pietrasanta ha reso omaggio a Giosuè Carducci, illustre concittadino, con una cerimonia nel giardino della casa natale di Val di Castello. La presidente della commissione del premio Carducci, Ilaria Cirpiani, ha deposto una corona d'alloro alla base della statua raffigurante il busto del poeta di Val di Castello. Al poeta toscano anche un omaggio musicale da parte di tre paesani della frazione sulle note di Blowin' in the Wind di Bob Dylan. Riscoprire con creatività e passione l'arte antica del ricamare, ma soprattutto cercare di avvicinare le nuove generazioni a questa preziosa tradizione. È l'obiettivo della mostra di ricamo Ciò che nasce da un filo, realizzata dal gruppo Pietrasanta Ricama e promossa dal Comune, in programma nella Sala del San Leone da sabato 18 febbraio fino a domenica 26. L'esposizione nasce da una quindicina di amiche che periodicamente si riuniscono per cercare di portare avanti l'arte del ricamo secondo tecniche italiane e straniere. La standa a massa è il titolo del volume che Franco Frediani ha dedicato al primo centro commerciale che si insediò in città. In oltre 100 immagini, scattate dal fotografo Andrea Leone, viene rivissuta la storia dei grandi magazzini standa da quando la filiale di Massa, la 91esima, fu inaugurata il sabato 25 agosto del 1962 in viale Eugenio Chiesa, negli ampi locali del nuovo palazzo progettato dall'architetto Ezio Bienaimé. Di quegli anni restano le immagini fotografiche, la maggior parte, oltre 300, eseguite dal fotografo Andrea Leone, di cui un'ampia selezione fa da appendice al volume da oggi in vendita in alcune librerie ed edicole della città. Torna ad aprile al Teatro Guglielmi di Massa l'appuntamento Un Nido di Storie, un progetto pensato per avvicinare i piccolissimi dei nidi comunali al teatro e alla sua magia, fortemente voluto dal Comune di Massa e realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Ollus. Tre gli spettacoli proposti in questa occasione: un camion rosso dei pompieri, spot
e i colori dell'acqua della baracca, Testoni Ragazzi, teatro stabile di innovazione per l'infanzia e la gioventù. Grazie alla sua trentennale esperienza e professionalità nel settore, la compagnia coinvolgerà i bambini in spettacoli di alta qualità che assecondano e valorizzano la curiosità dei piccoli per gli elementi semplici, naturalmente belli. Domenica 19 febbraio alle 21 a Teatro degli Animosi di Carrara va in scena Feste, il nuovo spettacolo di Famille Flotz che torna a meravigliare il pubblico con le sue poetiche maschere. Una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale, ma dietro la quale c'è di più. Le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l'impetuosa follia del progresso. Nuova gita organizzata da Italia Nostra della sezione di Massa Montignoso. Domenica 26 febbraio l'associazione farà tappa ad Arezzo e durante la mattinata si terrà una visita guidata nel centro storico. Ma ascoltiamo l'intervista a cura di Rossella Barattini. La prossima gita sarà Arezzo. Arezzo, che è una città, come tutti sanno, storica, piena di cultura, di chiese, di monasteri, di musei, di opere d'arte, la stessa città, il centro storico è un magnifico concentrato di opere d'arte. Quindi noi il 26 partiremo col solito pullman gran turista della tartaruga per andare a Arezzo, dove alla mattina faremo una visita guidata al centro storico con una guida esperta molto brava che ci porterà a far vedere le emergenze della città. Poi verso l'una andremo al solito pranzo in un locale caratteristico dove abbiamo un menù che non vi sto a dire perché per non fare troppa pubblicità al mangiare, dove comunque staremo benissimo. Il pomeriggio l'abbiamo lasciato libero proprio perché ci sono altre cose che potrebbero interessare i singoli e che escono sicuramente da una visita guidata complessiva, e quindi ogni persona o alcuni gruppi che si possono formare possono decidere di andare liberamente a fare una passeggiata per comprare, per vedere, per rendersi conto. Quindi l'appuntamento è per il 26 febbraio. Il CAI di Carrara riapre la stagione del Cammino di Aronte. Domenica, infatti, torna sui sentieri attorno a Carrara. Con ritrovo in Piazza Alberica alle 8.30, il percorso proseguirà lungo uno stradello sterrato per giungere in località Carmagnola, dove inizia anche il Sentiero dei Cavatori, che conduce a Gragnana. Continuerà fino al paese di Noceto e poi scenderà a Sorgnano. Di gesso o stoffa, indossate dai popoli etruschi, romani e greci. Sono le maschere dell'antichità che saranno indagate e raccontate durante l'incontro Archeologia in maschera, maschere e mostre nel mondo antico, in programma sabato alle 17 nei locali del Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci in Piazza Duomo a Pietrasanta. A fare gli onori di casa l'archeologo e curatore del museo Francesco Ghizzani Marzia, che racconta come venivano utilizzate le maschere e i costumi in passato. Sabato 18 febbraio alle 15.30 presso la Villa della Rinchiostra a Massa si svolgerà il convegno Cultura, quali politiche per il nostro comune? Organizzato da Europa Verde, Verdi. Saranno presenti Chiara Bontempi e Maurizio Bonugli, co-portavoce comunali. Il dottor Emanuele Rossi inizierà la propria attività di medico di famiglia nell'ambito territoriale di Carrara a partire dal prossimo 22 febbraio. Con ambulatorio in via 20 settembre numero 215. È possibile effettuare il cambio del medico di medicina generale tramite il portale Open Toscana, l'app Toscana Salute di Regione Toscana, i totem.si presenti sul territorio aziendale oppure il modulo online. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 17 febbraio. Nuvolosità stratiforme, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso.
Sabato 18. Cielo molto nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Cielo nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. E con la rubrica dedicata al meteo si chiude questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci a tutti.